sport, musica e colori, protagonisti della mattinata di domenica 20 gennaio a Roma. 2.500 ragazzi, tra studenti, richiedenti asilo e persone di ogni età, hanno partecipato alla Stra Antirazzismo, la Stra cittadina non competitiva aperta a tutti. Sapete che la Stra Antirazzismo è cominciata nel segno di un altro ricordo, non solo Miguel Sanchez, ma anche Samia Yusuf Omar. Samia Yusuf Omar era una ragazza somala. L'evento è stato organizzato dal Club Atletico Centrale con l'aiuto dell'UISP Roma, sempre in prima linea quando si tratta di rendere lo sport accessibile a tutti. Ringrazierei anche tutto il comitato UISP di Roma, o al di là dell'associazione, che ha partecipato alla buona riuscita di questa iniziativa. La cosa bella è che oggi qui ci sono circa 2.500 ragazzi delle scuole di Roma e della provincia che partecipano a questa iniziativa, un'iniziativa contro il razzismo, un'iniziativa per i diritti di tutti. Non solo podismo, ma anche danza tribale sulle note dei Musa Etnica e Mami Vata, che si sono esibiti lungo il percorso. Contemporaneamente alla Stra Antirazzismo si è tenuta anche la Corsa di Miguel, giunta alla 20ª edizione e dedicata alla memoria di Miguel Sanchez, poeta maratoneta vittima della dittatura argentina degli anni 70. In questo momento impegnati sulla...